Fra le tante lesioni fastidiose, ve n'è una in particolare che interessa molta parte della popolazione, in genere intorno anche già da 30 anni, 30-40 anni, proprio perché vi è una genetica anche sotto questa patologia. Mi sto riferendo alla cosiddetta ptosi palpebrale, la spiego meglio. Questo eccesso di cute che copre la palpebra superiore, che determina un calo, una calasi, una discesa di questa cute e molte volte diventa addirittura patologica, cioè va ad oscurare il campo visivo. Ma noi intanto stiamo nel campo della medicina estetica. Questo abbassamento di questa cute la possiamo trattare facendo una tecnica chirurgica chiamata blefaroplastica, cioè si fa un taglio con un bisturi, si mette una sutura fatta bene. Questo se ne occupa il chirurgo plastico e i tempi di guarigione sono intorno al mese. Oggigiorno abbiamo una nuova possibilità, senza bisturi. Si utilizza una macchina che sta tra il laser e l'elettrobisturi, insomma, è comunque una macchina elettromedicale, senza entrare nei termini tecnici. È una macchina che determina a livello del primo strato della pelle delle piccolissime lesioni, con una tecnica particolare che segue le fibre della cute, in questo modo, con questa tecnica a rosario, ma saltando da un punto all'altro, riusciamo a determinare, chiamiamola una piccola ustione, ma ben sopportata con una crema anestetica, che nel tempo determina una retrazione verso l'alto, un effetto tirante, l'effetto tirage, che va a togliere quell'eccesso di cute che occupava una parte del nostro occhio. E questa è una tecnica che si fa in ambulatorio in 30 minuti e senza neppure soffrire.